Facciamo adesso la conoscenza con la bella argentina Estefania Bernal che in Italia, dopo aver fatto il programma L'Isola dei Famosi, si appresta adesso a partire per il programma Pechino Express, dove incontrerà una vecchia conoscenza del grande fratello VIP 7. Infatti andrà in coppia proprio con la salernitana Antonella Fiordelisi. Conosciamola meglio con la sua biografia personale. Chi è Estefania Bernal? 1x. Estefania Bernal, bellissima posa in bikini al mare davanti ad una roccia. La modella è nata, come vi dicevamo, in Argentina e precisamente il 4 dicembre del 1995. Sempre a Buenos Aires è cresciuta e ha trascorsa la sua infanzia fino a fare i primi passi nel mondo della moda. Arriva infatti l'anno 2016 e Estefania Bernal è la prima classificata al concorso Miss Universo argentino. Poco dopo, sempre in Argentina, sarà alla conduzione del programma Showmatch. La sua carriera da modella la porta a girare tutto il mondo, dove la stessa lavora per diversi brand fino a quando non arriva a Milano, dove attualmente risiede. Attualmente collabora con diversi brand di successo ed in particolare ne ha creato uno tutto suo. In Italia appare anche nel programma Scherzi a parte di Enrico Papi, dove appunto nelle vesti di una vigilessa fa le multe ai poveri malcapitati. Si arriva quindi al 2022, quando Estefania Bernal viene scelta per il programma Isola dei Famosi 2022, dove si mette in mostra per la sua bellezza. Carriera lavorativa. La modella ha cominciato a lavorare nella sua professione quando era molto giovane, addirittura appena 16enne, quando viene scritturata in Argentina per alcune pubblicità di abbigliamento. Come vi abbiamo detto, nel 2016, appena 21enne, diventa Miss Universo Argentina, conduttrice di Showmatch. Nel 2020 si stabilisce a Milano, dove collabora con importanti marchi e inizia a lavorare per la televisione italiana. Vita privata e Estefania Bernal. Si parla molto del fatto se attualmente sia fidanzata o meno. Non si comprende bene se sia ancora single o se voglia tenere la sua vita molto riservata. Durante l'Isola dei Famosi era molto vicina al modello Roger, sembrava addirittura che i due si dovessero sposare, ma successivamente non se n'è saputo più nulla. Diciamo che Roger è stato il suo ultimo fidanzato di cui abbiamo traccia. Estefania Bernal ha un profilo Instagram particolarmente seguito con 103.000 followers, dove pubblica scatti artistici e poco altro. La gente dell'Argentina è la famosa Paola Benegas, che è oltretutto agente anche di Oriana Marzoli venezuelana e Nikita Pelizzon, vincitrice del Grande Fratello VIP 7. Oltretutto, come vi dicevo, al Grande Fratello sarà in coppia con Antonella Fiordelisi. Scheda biografica Estefania Bernal. 1x. Estefania Bernal, stupenda in abito da sera elegante durante un ricevimento. Nata a Buenos Aires. Nata il 4 dicembre 1995. Residenti a Milano. Età 29 anni. Capelli biondo scuro. Occhi celesti. Altezza 1,73. Peso 50 kg circa. Segno zodiacale Sagittario. Fidanzato no. Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili. Professione modella.